Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un'intensa ondata gelida di origine artica sta interessando tutta la nostra penisola con drastico calo delle temperature e venti molto forti dal quadrante orientale. Con il passare delle ore, la massa d'aria gelida continuerà ad affluire lungo l'Adriatico con temperature che si attesteranno ovunque, anche in pianura, sotto lo zero. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per il giorno dell'Epifania. Come possiamo vedere dalla grafica, vivremo quello che in gergo tecnico chiamiamo giornate di ghiaccio, con neve e temperature sotto lo zero anche di giorno nelle zone interne. Un evento sicuramente raro per le nostre zone. Già dalle prime ore del mattino si potranno registrare nevicate intense con accumuli variabili in base alle zone più colpite, come quelle interne della Bat, Barese, Gargano e Valle d'Itria. Nevicate che potranno interessare nell'arco della giornata anche le coste della Puglia. Anche sulla Basilicata insisteranno nevicate a tratti intense sul Potentino e Alto Materiano. Temperature in ulteriore drastico calo, minime sotto lo zero ovunque anche in pianura, massime sotto lo zero nelle zone interne, leggermente di sopra in pianura. Venti di burrasca soprattutto sulle coste con mari da molto agitato lo Ionio a grosso l'Adriatico. Oggi, per la consueta rubrica La foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Simone che ci manda alle antiche tradizioni della provincia di Lecce. La foto ritrae la tradizionale focara che si svolge tutti gli anni a metà gennaio a partire dal 1664 in onore del santo patrono di Novoli, Sant'Antonio Abate. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto del giorno verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.